è uno sfogo di un momento di una storia d'amore in cui c'è una fase di spensieratezza totale. E subito dopo voglio diventare deficiente e far male, dico infatti citofonare e poi scappare, cioè fare proprio quel tipo di cosa lì che... Gli scherzi. La marachella, diciamo, quel tipo, esatto, quel tipo di mondo lì un po' infantile che però è bello recuperare anche da grande, no? Che citofoni, scappi, poi ridi e ti diverti, diciamo, perché ti ami. Ciao ragazzi, siamo tornati per un'altra puntata di Milano Sanremo, questa volta ci ha raggiunto da Roma, è con noi Fulminacci. Ciao, ciao a tutti, tutto bene? Il tuo primo Sanremo, che effetto ti fa vedere l'Ariston da qua? Sembra quello vero. Sembra quello vero. Pensa, cioè, quindi... ci assomiglia, perché tu che sei stato lì è simile, l'abbiamo ricreato bene, c'è la scritta, no? È quella, infatti ho detto come avete fatto, la foto ovviamente è stata scattata nel futuro, ci ho pensato dopo, poi, poi alla fine ho capito. Senti, siamo qua tra due romani, il tuo pezzo si chiama Santa Marinella. Sì. Vogliamo dire come si chiama Santa Marinella a Roma? Me l'hai detto tu prima, la verità è che io prima, quando tu me l'hai detto fuori onda, perché lui me l'ha detto, adesso non so se io devo stare... Io ho detto, evidentemente sarà un modo per dire Santa Marinella, però io non lo sapevo, l'ho scoperto adesso. Sì. Santa Bura. Santa Bura. Bura con la R. Mi sento volgare nel dirlo. No, con una R però. Ok, perfetto. Ok, quindi non lo sapevi? Non lo sapevo. Ma come hai scelto Santa Marinella e non Santa Severa, Fregene, Ostia, Capocotta? Cioè tutto il litorale romano? Effetti potevo scegliere qualunque di questi, cioè non c'è un motivo. In realtà... Castello? Fondamentalmente l'intera canzone io l'ho scritta dopo che un mio amico mi ha raccontato una cosa sua. Quindi io non ho vissuto niente di quello che racconto nella canzone. Ok. Ho scritto la canzone sulla base di un racconto che è anche ambientato lì. Per cui inevitabilmente okay. Era quello. Poi magari faccio un racconto io sul castello di Santa Severa, magari ne scrivi un altro. Certo, potrebbe succedere, tu mi fai un racconto e io scrivo. Come nascono le tue canzoni? Le mie canzoni, in realtà questa qua è la prima che faccio nascere in questo modo. Di solito parlo fondamentalmente di me. Dimmi com'è. Dei fatti miei, parlo dei fatti miei, di quello che mi piace, di quello che mi dà fastidio, di quello che mi fa venire l'ansia, di quello che mi fa paura e di quello che mi succede, che guardo anche. Questo è il primo esperimento di raccontare una cosa come se fosse un esercizio in realtà. La cosa interessante è che il risultato è comunque fortemente emotivo per me, quindi io se la canto mi emoziono come se mi fosse successo davvero a questo punto. Quindi ho capito che nelle canzoni ci puoi mettere un po' di verità, un po' di finzione, una storia comunque a servizio dell'emozione. Primo Sanremo, giovanissimo. Sì. Che provi? Cioè, cavolo. È una cosa pazzesca, cioè è incredibile, perché io poi l'ho sempre visto. Non sono manco uno di quelli che prima diceva no, io non lo guardo, invece mo adesso che lo faccio rinnego il passato. No, invece io l'ho sempre guardato, mi è sempre piaciuto, con la mia famiglia proprio, ho sempre visto. Una cosa tipo i mondiali di calcio. Quindi che avere a casa tua come stanno già sulle poltrone con la bandierina, sì, la fascetta Fulminacci. Hanno fatto le scommesse, però mi sa che non su di me, tipo, scaramanticamente, non lo so quali sono i meccanismi. Cioè hanno scommesso su tutti tranne che sì, forse sì, non lo so, sperando che poi sono proprio a io. A proposito di quote, tu quanto eri data? Io? Non mi ricordo, non lo so. Però eri favorito? No, mi ricordo che mi hanno detto che la posizione non era brutta, però non mi ricordo esattamente le... Qua dietro vedi una classifica. Infatti vedo dei voti che mi spaventano. Esatto. Però tu sei pischello, la scuola da quant'è che l'hai finita? L'ho finita da qualche anno. Diciamo che tra quelli di Sanremo sei quello che si ricorda di forse più la lavagna. Vicino. No, Madame è la più vicina. Madame ancora la vede la lavagna. Ancora la vede. Ti chiedo, ti dico, il nostro gioco, qua c'è una classifica, perché facciamo... Qua uscirà la vera classifica di Sanremo è questa. Ok, quindi, perfetto. Chi arriva primo qua... vince. E finora ha vinto Orietta, vedo. No, Orietta è ultima. Ah, perché ecco, più... è il contrario. Ah, ok. Vedi il tempo? Ah, praticamente, è il tempo ti quello. Ti spiego il gioco. Tu dovrai dire nel minor tempo possibile... Sì. ...la parola billboard al contrario. Da... adesso. Billboard. The. Eh? Billboard. The. Quindi... e D ci siamo. The. E B sarà l'ultimo. Ok, quindi... Dr. Dr. Dra. Dra. Billboard. Drau. Drau, sì. Billboard. Draub. Ok. Billboard, quindi. Draub. Draub.
Draubli. Di una lettera B. Era solo okay. Quella 45 e 30. Quindi poco meno di Orietta Berti. Qualcuno l'ha detto in 14. Aiello l'ha detto in 14 secondi. Sì, so cosa va. Quindi fatta. È una cosa. Si era preparato. Cioè, se era, lo so. Sì, secondo me era venuto preparato. La mia domanda è: io sono normale o. Allora, io ti posso dire che, diciamo, hai battuto per 6 decimi di Martino e Colapesce. Però loro sono due. Uno ha detto draw e l'altro libro. Si sono divisi i compiti. Ah. Ok. Aspetta un attimo. Però c'era Orietta Berti che aveva fatto 47-48. Comunque 84 fatto... anni. Certo. E io ce n'ho. Quanti? Un po' di meno. Ok, un po' di meno. Però... Quindi diciamo che a riflessi è messa meglio Orietta. Sì. Scrivo Fulminacci. A scuola come andavi? Così, come sono andato adesso. Dignitoso. Non eri in fulmine? No. Manco una spada? No, niente di tutto ciò. Ok, va Ero bene. Ero quello medio. Quello medio? Sì. Ma qua in realtà è il numero uno, Fulminacci!